Eccoci qua, cari telespettatori, ben ritornati con noi. Eh, Quest'oggi torniamo su un discorso molto interessante, molto importante perché riguarda tanti che sappiamo ci stanno seguendo, tanti imprenditori di un settore strategico importantissimo, che è quello del termalismo. In un'area come nel Veneto, è un indotto anche turistico importante veramente, ma non soltanto. Vediamo quindi diversi aspetti e cosa si dovrebbe fare, quindi anche in proiezione di eh, costruire qualcosa, di fare delle proposte che possano Sollevare un settore, quindi analizzare i punti di debolezza e purtroppo sono ormai noti e rinoti, ne abbiamo parlato più e più volte, però è bene anche rimarcarli quali sono anche i punti di forza su cui intervenire. Abbiamo come ospite il piacere di avere qui con noi in studio, in modo particolare per affrontare questa situazione, Marco Maggia, che è referente alberghi termali di AssIndustria Veneto Centro. Grazie di essere qui con noi, vicepresidente nazionale di Federterme di Confindustria. Albergatore, quindi eh, lo dico come premessa perché altrimenti dicono: è eh, un burocrate, no, no. Eh, è, è albergatore del territorio, eh, delle terme, per cui conosce bene la, la realtà di cui stiamo parlando. Allora, prima inquadriamo un po' la situazione: eh, quanti sono nell'area termale gli hotel che effettivamente eh, stanno soffrendo tantissimo per questa situazione? A parte chi riesce in qualche modo a barcamenarsi facendo di tutto e di più, però sostanzialmente non ne viene a capo. Preciso che al di là de, delle esigenze di rappresentanza, il mio ruolo all'interno di Confindustria, sono comunque un albergatore di quarta generazione, quindi i miei, i miei bisnonni erano albergatori ad Abano, così i nonni, i genitori e io oggi. Quindi sono fortemente radicato nella storia di, di questo territorio che ho vissuto sin, sin da bambino e, e in tenera età sostanzialmente. Oggi ad Abano ci sono 90 strutture, 90 aziende un po' meno di quelle che c'erano qualche anno fa, Cioè, al di là della crisi pandemica contingente, già una piccola parte purtroppo della nostra capacità ricettiva è andata persa con una crisi che era già iniziata agli inizi degli anni 2000. Dopo la, um... Erano 116? Esattamente, il picco è stato di 116. Due eh, numeri importanti. Il bacino termale uganeo, che quindi coinvolge più comuni Abano, Montegrotto, Teolo, eh, Galzignano, Battaglia, cioè questo bacino che è un bacino idrominerario omogeneo, uniforme, da solo rappresenta oltre il 30% di tutto il termalismo italiano. Quindi ah, in Italia ci sono 330 aziende termali, l'Italia è il paese in Europa che ha la più grande ricchezza termale tra tutti i paesi dell'Unione Europea in termini proprio. Di quantità di acqua termale, quantità di destinazioni e biodiversità, cioè, noi abbiamo anche nel nostro territorio nazionale tante acque. Con caratteristiche chimico-fisiche diverse che si adattano a precise patologie. Quindi la nostra ricchezza che abbiamo nell'enogastronomia l'abbiamo anche nel anche termalismo. Esattamente. Ma esatto. ben è stato rimano perché le terme da una parte o dall'altra non sono la stessa cosa, cioè uno ha bisogno di curare certi problemi, va a certe terme, esatto. e altri ne risolvono altre in sostanzialmente. Esattamente. Quindi, perché le caratteristiche chimico-fisiche, prima di tutto, sono certificate: cioè il potere terapeutico del mezzo termale, tutte le destinazioni termali hanno un riconoscimento del ministero della salute, legato proprio a quelle acque, a quelle caratteristiche e alle patologie che vengono curate. Quindi, eliminiamo già qualunque dubbio su, 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 sul fatto se le terme curino o meno, che purtroppo ancora ci sono sia in ambito medico o nella percezione di molti utenti. Le terme hanno un valore terapeutico certificato. E il 30% di tutto il termalismo italiano è qui, è nel nostro territorio, in provincia di Padova, nel bacino termale Uganeo. Oggi ci sono 90 aziende operative, ai giorni nostri. In questo momento, solo meno di 10, sono, oggi finché stiamo parlando noi, solo 10 aziende stanno lavorando. E è, hanno, è una tragedia. È questa. una tragedia, esattamente. E è un'operatività contingentata, cioè anche le aziende aperte faticano a superare il 15-20% dell'occupazionalità eh, che loro avrebbero eh, disponibile. Questo è legato a numerosi fattori. Fattori normativi, quindi i limiti proprio normativi eh, alla circolazione nella parte primaverile, da marzo a maggio, hanno proprio impedito di esatto. esercitare. Oggi questi limiti alla circolazione potrebbero essere superati perché la normativa è molto chiara, nel momento in cui la motivazione è la cura e la salute, eh, vengono meno le limitazioni alla circolazione. Quindi... Ecco, l'interrompo qui solo un secondo, perché lei ha detto cura e salute, e qui mi rilascio anche una domanda che ci era stata fatta da un telespettatore. Certo. Però... La prevenzione è fondamentale, qui in Italia in questo momento, che è ormai è un momento lunghino, è eh, un anno, certo. si celebra oggi un anno dal <ride> primo preallarme e tutto. Di prevenzione non si fa più nemmeno la diagnostica perché forse Deo Grazia si darà la possibilità che riprenda da lunedì con le strutture sanitarie. E se non erro, le terme sono prevenzione per antonomasia e quindi cura potrebbe essere anche la faccio dei fanghi perché voglio mantenermi in forma e non ammalarmi. Tra molto, insomma, allora, è giusto. Nei fatti. La prevenzione fa parte, eh, fa parte delle prestazioni sanitarie, quindi i motivi di, del non bisogna avere una patologia in atto eh, cioè o un problema morti. inderogabile per eh. accedere a un servizio eh, salute. Questo il medico eh. dovrebbe comprenderlo, teori, esatto. il medico di base. Esattamente. La pandemia ci ha insegnato, stiamo verificando, quanto cambia l'evoluzione della sintomatologia rispetto all'ospite, cioè a chi viene contagiato e quanto eh, alcune comorbidità che riguardano proprio come dire cattivi stili di vita e un'assenza di medicina preventiva hanno poi determinato in alcuni soggetti l'aggravarsi eh, della patologia fino a, alla letalità. Eh, quindi certo. investire in prevenzione non è altro rispetto alla salute, significa investire in salute e il mezzo termale la cui proprietà è soprattutto una proprietà antinfiammatoria. Quindi ci gestire, esatto, gestire l'infiammazione, l'infiammazione latente, che è connessa con l'invecchiamento, con l'invecchiamento osteoarticolare è proprio un'azione di tipo preventivo che nei centri termali può essere eh, fatta. Aggiungo che alle proprietà terapeutiche del mezzo poi la salute la fanno le persone, la fanno gli operatori nelle strutture termali del bacino termale uganeo non c'è solo l'acqua, il fango, il vapore quindi il mezzo, la materia prima con il valore terapeutico c'è un insieme di competenze professionali che si sono sviluppate in eh, decine e decine di anni riguardano la capacità di accogliere, la capacità di assistere, la capacità, certo, di curare, la consulenza medica, quindi, nelle nostre strutture. Oltre agli operatori della ricettività, che è comunque è una ricettività particolare che sa accogliere anche le persone fragili e l'anziano, è fatta dai camerieri, dai resetti, esiste ogni stabilimento termale ha un presidio medico, ha una direzione sanitaria e un medico di medicina generale un inter che svolge la funzione internistica presente. Moltissimi, tutti gli stabilimenti termali, per rispettare le normative vigenti di autorizzazione e di accreditamento, devono anche avere dei consulenti di medicina specialistica, aggiuntivi: il fisiatra, l'ortopedico, il cardiologo. Poi ogni certo. stabilimento ha declinato la propria offerta. Poi ci sono laureati in fisioterapia, laureati in scienze motorie. In alcune strutture ci sono gli infermieri, gli operatori termali, massoterapisti, fangoterapisti. Cioè, è un patrimonio di ricchezze umane e professionali dedicate alla salute della popolazione esistente, diffuso su 20 regioni italiane, 18 hanno destinazioni e stabilimenti termali. Sento parlare attualmente che manca la sanità del territorio, manca la medicina del territorio. Siamo sicuri che manchi? O probabilmente noi una medicina del territorio diffusa? Eh, Professionale e di elevata qualificazione l'abbiamo e non l'abbiamo completamente valorizzata. Eh, però questa è specifica: quando in medicina si parla di, di bronchiti, eh, 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 sintomi da Covid o altre patologie che, per, cioè, per fortuna, anche gli hotel non se ne occupano perché altrimenti diventerebbero dei presidi sanitari in senso so, lato, lo... è un po' eccessivo forse. L lo sono, dopodiché, sono luoghi estremamente accoglienti, estremamente piacevoli, in cui le persone trovano risposta anche alle esigenze edonistiche di percezione di sé, eh, di vivere, di vivere esatto. la socialità, tutto ciò che di cui ci siamo eh, privati in questo periodo. Ma essere un luogo inclusivo, piacevole e, e, e che suscita il benessere non toglie nulla che al, ci sia anche al la rigore. Di no, è un'integrazione, cioè che curarsi in un ambiente... Piacevole anche dal punto di vista psico-emotivo significa curarsi meglio. Non curarsi eh, assolutamente. Feggio. Leggo due messaggi che sono arrivati. Se magari dalla regia me li rimettono in onda, eh, vediamo questo. Allora se li leggo: 90 alberghi in tutto, di cui 10 aperti ora. Ma quanti saranno aperti finita questa pandemia? E qui andiamo appunto al nocciolo della questione di cui stiamo... adesso parleremo. Se mi faccio fare un certificato a me e famiglia, posso venire in piscina? Allora, rispondiamo alla prima. La prima <ride> sì. è proprio il nocciolo della questione, ah, sì, la fase emergenziale del... che stiamo vivendo. I ristori, perché a questo punto tu potrai. Non è essere... so, I ristori, eh, ma non è solo una questione di i Perché 10 aperti non credo che vivano benissimo. Esattamente, eh. e neanche quelli che erano aperti fino a poco prima delle, delle festività. Allora, questa è una crisi che ha colpito alcuni settori in modo diverso da altri. Io sento dire salviamoci tutti insieme cioè, ma, e di aiuti a pioggia. Cioè, Oggi siamo tutti soggetti alla fatturazione elettronica, quindi le istituzioni, lo Stato, sanno benissimo chi ha perso e quanto ha perso. Se Beh, vuole. Se vuole, è solo questione di volontà, non serve andare a piangere col cappello da parte delle rappresentanze. I numeri ci sono, sono oggettivi e la verità va guardata per quello che è. Eh, il settore termale. Le stagioni de, de la, delle terme sono la primavera e l'autunno, cioè, quindi, primavera e autunno valgono per le terme quello che vale l'estate per il mare e l'inverno per la montagna. Ma anche l'inverno, anche il Natale era comunque un po certo. business importante. Noi lavoriamo sempre, siamo destagionalizzati, per fortuna, ma primavera e autunno sono la nostra altissima stagione. Bene, la prima ondata e la seconda ondata hanno inciso proprio in primavera e in autunno. Dopodiché siamo una, un, una località termale molto esposta al turismo estero, proprio per le nostre qualità, a differenza di altre terme, di altre destinazioni italiane, proprio la qualità delle terme di Abano e Montegrotto hanno fatto sì che noi avessimo la capacità di attrarre tedeschi, svizzeri, austriaci, francesi. Era un nostro vanto. E avete trascurato un po' gli italiani. È vero, <ride> e questo lo ammetto, sono disposto a fare mia colpa. Però in un momento in cui il lockdown ha, ha fermato le frontiere, ha creato il blocco delle frontiere, questo ha determinato dei cali di fatturato che vanno dal 70 al 90%, cioè noi chiudiamo quest'anno non con i cali del 10, del 20 o del 30%, ma con cali del 90%. I ristori. Sono stati parametrati unicamente sulle perdite di fatturato del mese di aprile. Quindi, primo elemento sbagliato, i ristori di aprile di quest'anno di di sono quest Stato a zero ha detto, praticamente. Prendi il fatturato di aprile del 2019, prendi il fatturato di aprile del 2020 che è stato zero ti ristoro del 10% della perdita di fatturato. Quindi diamo delle misure, perché molte persone dicono no, ma le imprese sono state ristorate. Bene, la perdita di fatturato è stata del 90%. Faccio un'azienda media che fa 5 milioni di fatturato, perde 4 milioni, 4 mm. milioni e mezzo di giro d'affari. Riceve ristori di 100 mila euro. Tanto per, per avere la percezione... Una, che, tantum. una tantum. Una Con quello dovete pagare... E con quello deve... De deve riuscire a sopravvivere. Come? È vero che abbiamo la cassa integrazione, c'è cioè un ammortizzatore sociale per il costo del personale, ma anche no per gli stagionali. Per quelli... per gli stagionali. Mm. Due problemi, la cassa integrazione non è stata pagata in modo puntuale e ha dei valori molto ridotti rispetto al salario reale di queste persone, quindi c'è il problema sociale. Una persona che aveva uno stipendio di 1800-2000 euro al mese può vivere con 900 euro al mese, pagati magari con tre mesi di ritardo o con degli anticipi parziali. No, non può. Allora, molti alberghi hanno tenuto aperto, anche con pochi clienti, ma con l'obiettivo di dare un po di salario ai loro lavoratori, per garantire la continuità aziendale e per, e per avere un ruolo eh, sociale. Poi ci sono dei costi incomprimibili. Cioè la gestione degli impianti. Voi sapete, uno stabilimento termale ha gli impianti termali, alle piscine, alle pompe, ha la gestione delle fangai, esatto. poi la gestione degli impianti alberghieri, eh, quindi la, la climatizzazione e il riscaldamento, poi la, parte, la funzione amministrativa, la parte di dialogo con il cliente, la, la, la reception deve essere attiva, il personale deve rispondere alle domande. Quindi anche a zero clienti questi costi continuano ad esserci. Quindi la domanda del telespettatore: ci saranno ancora? Questi 90 stabilimenti termali. Io dico: se entro due o tre mesi non, non ci sono degli strumenti realmente coerenti e proporzionati al problema che stiamo affrontando, eh, la carenza di liquidità. Del, del momento è capace di cancellare Purtroppo... dal mercato un 30-40% di queste strutture. Purtroppo ci sono già degli, degli, alle... aller... dei... degli allarmi. Eh, sì, Quindi, degli... Primo, la... eh. primo problema: passerà il covid, ripartono i movimenti turistici, all'estero ci sarà ancora voglia d'Italia. La speranza, la visione. Gli italiani saranno più consapevoli di quanto è importante avere cura di sé, di fare prevenzione. Magari vedranno nelle terme finalmente la valorizzazione di un'opportunità. Riparte la domanda: ma se tu non hai più gli alberghi perché nel frattempo sono falliti, questo sarebbe veramente drammatico. Non deve accadere, quindi, Attenzione gli strumenti che poi emergenziali. I presupposti per il momento non, sono, non sono dei migliori perché non sembra che le, le frontiere si possano aprire in breve periodo. Quindi rischiamo di brutto. E poi parleremo anche ad eventuale passaporto sanitario, di quello del vaccino se può, ha senso di parlarne o è troppo presto, insomma ci sono diversi fattori. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo ancora insieme, rispondiamo anche ai vostri messaggi e altri che ci hanno pervenuti nei giorni scorsi che non abbiamo potuto dar seguito. Tra poco.